Il mieloma multiplo è il secondo tumore del sangue in Italia e quasi 6.000 italiani ogni anno scoprono di soffrire di questa patologia che alterna periodi di remissione a comparsa di recidive. Per favorire un sostegno concreto ai pazienti, parte la campagna di comunicazione e informazione M-Marea, con l'obiettivo di informare, supportare e insegnare come gestire tutte le fasi della malattia, soprattutto la comparsa di ricadute. Va preparato già la diagnosi, nel senso che l'informazione deve essere data fin dall'inizio, che ci possa essere un'evoluzione che abbia una tappa di questo tipo, in maniera che sia il paziente di per sé preparato ad affrontarla. Quindi, anche l'approccio relazionale con il paziente deve tener conto di questo momento, che a fronte della diagnosi, che è un momento anche ovviamente cruciale, vi è il carico della delusione del percorso terapeutico compiuto. Cuore della campagna è un racconto illustrato che, grazie alla metafora della marea, narra le sfide che i pazienti con mieloma multiplo affrontano un giorno dopo l'altro. Dal racconto è nata anche una serie di podcast con la voce narrante di Luca Zingaretti e il sito informativo mmarea.it. E nasce dall'idea che un paziente più consapevole, più informato, sia un paziente che non solo potrà vivere al meglio il proprio percorso di cura, ma potrà probabilmente trarre anche i maggiori benefici da tutto il percorso diagnostico-terapeutico, proprio perché sarà un paziente più attivo, in grado di interloquire maggiormente con il proprio medico curante e con il personale sanitario, quindi sarà in grado di aderire maggiormente alla terapia, di gestire meglio i propri effetti collaterali e seguire le terapie e il follow-up che gli verranno forniti. Sì, è una campagna molto importante perché ha l'obiettivo da un lato di diffondere la conoscenza sul fatto che le ricadute nel mieloma ci sono una realtà e quindi ovviamente vanno considerate fin dall'inizio e dall'altro che allo stesso tempo psicologicamente per i pazienti ovviamente la ricaduta, non dico che sia peggio della diagnosi, ma sicuramente un altro momento molto molto impattante. Per cui questa campagna aiuta ad accettare queste ricadute, a capire come gestirle e a far capire ai pazienti soprattutto, ma anche un po' alla comunità, che bisogna affrontarle con un'equipe di persone, il paziente, i caregiver, i medici, il team eventualmente di psicologi, eccetera.